proposte, idee e un momento di scambio e confronto con la realtà di Vocazione Roma, di cui fanno parte i giovani del mondo della cultura e dell'innovazione. Il candidato del centro-sinistra per la presidenza della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha incontrato oggi a San Lorenzo gli artisti, le fondazioni, i galleristi e tutti i protagonisti dell'arte contemporanea per costruire insieme il programma della Regione Lazio. Il confronto e lo scambio sono un valore in sé, ha detto Zingaretti. Bisogna ascoltare le realtà e le comunità, la cultura, l'arte e la creatività rappresentano un vantaggio per questa regione. Durante l'incontro, Pietro Ruffo, uno dei giovani artisti presenti, ha consegnato al presidente Zingaretti una lista di proposte per ottenere agevolazioni e spazi, per stimolare le istituzioni a incentivare e promuovere la produzione artistica e culturale. Io ho consegnato una serie di proposte degli artisti della mia generazione, quindi dai 20 ai 40 anni. Molte di queste proposte erano indirizzate ad avere delle agevolazioni, per avere degli spazi ad un affitto, diciamo, una sorta di ecocanone per gli artisti, quindi recuperare degli spazi dismessi per farci lavorare gli artisti. Altre proposte invece erano sull'idea di creare delle residenze internazionali, quindi far venire degli artisti internazionali e quindi uno scambio con gli artisti della regione che poi potessero andare fuori a lavorare. Cioè, da parte di tutti gli artisti c'è una richiesta di un sostegno concreto da parte della Regione Lazio verso l'arte contemporanea. Però, come ho detto nel mio intervento, gli artisti sono anche pronti a dare, non solo a chiedere. E quindi quello che abbiamo proposto è anche un progetto pilota, 10 scuole per 10 artisti, cioè far realizzare degli interventi permanenti dove ogni artista realizza uno spazio, quindi un asilo, una scuola o un'università, e questo permette di rendere più permeabile l'arte contemporanea e soprattutto di farla vivere alle generazioni future come una cosa quotidiana e non come una cosa astratta che si trova solo nei musei.